Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo visto l'algoritmo insertion sort, l'abbiamo applicato con i numeri, l'abbiamo applicato con le stringhe e l'abbiamo con due esempi e poi l'abbiamo applicato al nostro progetto libreria. Ora, prima di andare a vedere esempi in cui andiamo a ordinare degli oggetti, lo facciamo dopo questo, volevo presentarvi quest'altro algoritmo di ordinamento, l'algoritmo bubble sort. E applichiamo anche questo con un esempio al caso di un ordinamento di un array di numeri di un array di stringa. Quindi vediamo il bubble sort, che è un altro degli algoritmi di ordinamento classici. Eccolo qua ve lo presento. Bubble sort, bubble vuol dire bolle. Bubble sort, come funziona? Si confrontano i valori a coppie, cioè a due, a due, a due. Ogni valore con il successivo, partendo dal primo fino al penultimo. Cosa vuol dire? Che vado a confrontare il primo col secondo, il secondo col terzo, il terzo col quarto, eccetera, fino ad arrivare all'ultimo con il penultimo. Quindi li faccio passare tutti. Ogni volta che il primo, cioè quello che viene prima, è maggiore del secondo, qui sto facendo il caso crescente, naturalmente se è il caso decrescente, ogni volta che il primo è minore del secondo. Come al solito basta girare la condizione per ottenere il decrescente rispetto al crescente. Comunque, manteniamo il caso in cui vogliamo fare un ordinamento di interi crescente. Ogni volta che quello che viene prima è maggiore di quello che viene dopo, dei due che confronto, che confronto, che so, il terzo e il quarto, se il terzo è maggiore del quarto, i due valori vengono scambiati. Ogni volta che è avvenuto almeno uno scambio, si riparte. Quindi si riparte con questo stesso algoritmo di confronto, confrontando di nuovo i primi due valori e così via. Quando si arriva a confrontare gli ultimi due valori senza aver avuto scambi, il vettore è ordinato. Questo algoritmo si chiama bubble sort perché i valori più grandi salgono verso la parte finale del vettore, come se fossero delle bolle dove le più grandi salgono verso l'alto. Ok? Quindi salgono come delle bolle i valori più grandi. Vediamo un esempio. Come dicevo, si parte dal primo, quindi immaginatevi un puntatore che punta a 0 e ogni valore viene confrontato con quello successivo. Se quello puntato, quindi quello precedente, è maggiore del successivo, vengono scambiati. In questo caso non vengono scambiati, perché 60 non è maggiore di 70. E allora si va avanti e si guarderanno gli altri due. 70 è maggiore di 58? Sì, allora viene lo scambio. Eccolo qua. Zac, zac, li ho scambiati. Ok? Cosa succede? Vado avanti, arriverò fino in fondo. Quindi i prossimi saranno 70 e 66. Vanno scambiati? Sì, perché il primo è maggiore del secondo. Zac, zac. E vado avanti. Vanno scambiati? Sì, perché 70 è maggiore di 65. Zac, zac. E vado avanti. Vanno scambiati? No, perché 70 non è maggiore di 78. Vado avanti. Vanno scambiati? Sì, perché 78 è maggiore di 72. Zac, zac. Adesso cosa succede? Adesso a questo punto l'ultimo è ordinato, cioè avete visto che l'elemento maggiore è salito con una bolla fino ad arrivare in cima al vettore, nella parte più alta del vettore. E quindi praticamente questo è ordinato ora. Il 78 è ordinato. Cosa faccio? Riparto dall'inizio e applico lo stesso algoritmo, diciamo così, alla rimanente parte dell'algoritmo, quindi agli elementi alla rimanente parte dell'array, quindi agli elementi da quello in posizione 0 fino a quello in posizione 5, cioè da quello in posizione 0 fino a quello in posizione lunghezza meno 1 meno numero di elementi già ordinati. Vabbè, lo vedremo dopo quando formalizziamo l'algoritmo. Ripartiamo. Devo scambiarli? Sì, perché 60 è maggiore di 58. Zac, zac. 60 e 66 non vanno scambiati, questi vanno scambiati, questi non vanno scambiati e questi non vanno scambiati. Quindi ecco che ho ordinato anche il penultimo. 72 è il secondo numero più maggiore, è il secondo numero più alto che c'era nell'array. C'è stato uno scambio durante tutta questa passata? Sì, allora vuol dire che devo ripartire. Mi fermerò, quindi l'esecuzione dell'algoritmo si ferma quando
il puntatore, diciamo, quando questo puntatore qua arriva al penultimo, quindi vengono confrontati gli ultimi due da confrontare senza che ci sia stato uno scambio. Quando non c'è mai stato uno scambio, vuol dire che ho finito e l'algoritmo è ordinato. Vediamo, vanno scambiati? No. Vanno scambiati? No. Vanno scambiati? No. Vanno scambiati? No. Allora ho finito, allora l'algoritmo è tutto ordinato. Vediamo infatti che è in ordine crescente. 58, 60, 65, 66, 70, 72, 78. Ok? L'array ora è ordinato. Dunque, come diventa l'algoritmo? Qui c'è rappresentato l'algoritmo col solito ciclo interno giallo e ciclo esterno rosso. Il ciclo rosso è questo. Ripeti finché, cioè mentre è vero che scambio avvenuto è uguale a true. Quindi useremo una variabile booleana chiamata scambio avvenuto prima di iniziare il ciclo interno, quello che fa passare tutti gli elementi. Prima di iniziare il ciclo interno, mettiamo a false scambio avvenuto, eseguiamo il ciclo interno, cioè per i che va da 0 fino a n-2. Ok? Questo poi si potrebbe anche migliorare, però lasciamolo per i che va da 0 fino a n-2, cioè fino al, diciamo così, fino al penultimo elemento. Ripeti che cosa? Se l'iesimo elemento è maggiore del successivo, dell'i più unesimo, allora li scambio. E se è avvenuto questo scambio, allora metto scambio avvenuto a true. Fine della condizione, fine del ciclo interno. Scambio avvenuto true? Sì, allora si ripeterà un'altra volta il ciclo interno. Tutto questo verrà ripetuto finché il ciclo interno, durante un'intera esecuzione, non verificherà mai che V di i è maggiore di V più di V di i più 1. In questo caso quindi scambio avvenuto rimarrà false e anche il ciclo esterno non verrà eseguito. Ok? Qui poi andiamo a parlare delle prestazioni. È già finito. Dobbiamo semplicemente implementare questo algoritmo. Andiamo a implementarlo in Java allora. Quindi cosa facciamo? Andiamo sempre nel nostro file, a cercare la nostra classe ordinatore e aggiungiamo anche questo algoritmo. Ok, qui usciamo da questo. Allora, già che ci siamo, andiamo ad aggiungerlo anche alla nostra classe ordinatore. Andiamo ad aggiungere che cosa? Cos'è che aggiungeremo? Aggiungeremo il bubble sort, sia crescente che decrescente, sia per array di interi sia per array di stringhe. Uno potrebbe dire, vabbè, ma c'ho già un algoritmo di ordinamento, perché devo metterne un altro? Il perché può essere utile averne un altro, ve lo spiegherò in un apposito video in cui guarderemo le prestazioni. E infatti vedremo che con alcuni dati è meglio usare determinati algoritmi, con altri dati è meglio utilizzare altri algoritmi. Ok? Per adesso stiamo imparando gli algoritmi. Non li vedremo tutti, naturalmente, impareremo solo a capire perché è più utile a volte usarne uno e più utile a volte usarne un altro. Quindi io qua vado a mettere che cosa? Il bubble sort crescente, che ha come input un array di interi che chiamo sempre int aperta chiusa a e che restituisce che cosa? Un array di interi int. Ok? Ok, lo sottolineo perché anche questo sarà statico. Ok, bene, e poi vado a bubble, non bubble. Vabbè, poi vado ad aggiungere anche gli altri, metterò anche il bubble sort decrescente e poi anche quello che riceve come input delle stringhe, un array di stringhe, restituisce come output un array di stringhe. Non sto qui a farlo ora, non sto più a sprecare tempo del video e vado a farlo ora in Java, ok? Quindi torno sulla mia classe ordinatore, torno nel progetto ordinatore sulla classe ordinatore e vado ad aggiungere questo semplicemente. Allora, naturalmente scambia, vedete che mi servono anche con questo algoritmo, li tengo, sono molto comodi. Vado semplicemente a fare, a scrivere l'algoritmo public static.
int, lo faccio per gli interi prima, int bubble sort, bubble sort crescente. Come parametro gli passo la mia solita array di interi che ha chiamato A. Allora, come prima cosa faccio la stessa cosa che ho fatto con il selection sort degli interi, cioè mi creo un, dove che è selection sort di interi, eccolo qua, mi creo un array di copia, l'array ordinato, che sarà poi l'array che verrà restituito. Quindi qui faccio la prima cosa, copio ancora i dati di A nell'array che ho chiamato ordinato e poi vado ad applicare il mio famoso algoritmo, cioè questo. Come faccio? Prima cosa, ripeti finché scambio avvenuto rimane true. Allora, che cosa faccio? Mi creo una variabile, aggiungo una variabile qua, utile, che si chiama boolean scambio avvenuto. E la metto inizialmente a true. Inizialmente la metto a true questo. Perché? Così capirete perché. Perché, anzi lo capite subito, perché il ciclo esterno viene ripetuto finché scambio avvenuto è true. Vedete, ripeti finché scambio avvenuto è true. Vabbè, posso fare un do while, un while do, beh, faccio il do while che è meglio. Faccio il do while che è meglio, sì? Faccio un do while, quindi ripeti questo, quando che? Quando scambio avvenuto è true, quindi while scambio avvenuto. Vi sottolineo il fatto che essendo questa booleana è uguale scrivere while scambio avvenuto oppure while scambio avvenuto uguale true, è la stessa cosa, ok? Perché? Perché questa già di per sé è una variabile booleana, quindi è true o false. Quindi se questa è true, finché scambio avvenuto rimane true, viene ripetuto questo ciclo do while. E qua dentro che cosa si fa? Si fa il ciclo giallo, il ciclo interno. Per i che va da 0 fino a n-2, quindi fino in fondo, dicevo che lo potevo migliorare, davvero, lo vediamo dopo il miglioramento, per adesso facciamolo così, per i che va da 0 fino a n-2. Quindi for int i uguale a 0, i quindi minore di della lunghezza ordinato.length, questa equivale a n praticamente, e devo dire n-1 perché ho messo il minore, non ho messo il minore uguale. Quindi questo andrà da 0 a n-2. I più più. E che cosa faccio? Verifico se v di i è maggiore di v di i più 1. Cioè se l'elemento in posizione i, cioè se ordinato in posizione i, è maggiore di ordinato in posizione i più 1. Ok. Se questo si verifica, allora metto scambio avvenuto uguale true, perché è avvenuto uno scambio. Prima di iniziare questo, appena iniziato il ciclo esterno, però vedete, io devo porre a false scambio avvenuto. Perché devo metterlo a false? Perché altrimenti scambio avvenuto rimane sempre true e quindi non si esce mai da questo ciclo. Invece così metto scambio avvenuto che diventa sempre false. Quindi qua potevo metterlo anche a false, perché pensavo di usare un while do anziché un do while, però meglio farlo così, qua è lo stesso, posso metterlo a false. Cosa succede quindi? Che scambio avvenuto è false. Allora, quando questa si verifica, che errore mi dà qua? Mi dà errore perché mi sono dimenticato l'if. Quindi quando si verifica, if, se si verifica questo, allora cosa? Scambio avvenuto uguale true, e cioè non solo scambio avvenuto uguale true, ma devo anche scambiare i due elementi dell'array. Quindi dico che quando si verifica questo, scambia, invoco il metodo scambia, gli passo ordinato e gli passo i due valori che indicano le posizioni da scambiare, i e i più 1. A posto. Quindi, dicevo, ogni qualvolta si ha uno scambio all'interno del ciclo
all'interno, ogni qualvolta si verifica uno scambio, la variabile diventa true, la variabile scambio avvenuto diventa true, e quindi sarà necessario fare, ripetere un'altra volta, il ciclo esterno. Quando invece il ciclo interno verrà ripetuto completamente senza che sia necessario nessuno scambio, allora scambio avvenuto sarà false e si uscirà anche dal ciclo esterno. Return ordinato. Ok, proviamolo. Andiamo nel main. Qui l'ultima prova che avevamo fatto era con un array di string, questo lo facciamo dopo, se mai. Allora, quindi commento questo e vado a riprendere invece l'esempio, il test che avevo fatto, questo qua, quello che avevo fatto con un array di interi. Ok, proviamo a ordinare il mio classico solito array di interi, però con il bubble sort. Ho il mio array di interi, invoco anziché il selection il bubble, bubble sort crescente, e poi vado a scrivere nuovamente i numeri. Vediamo se li ordina. Se li ordina, abbiamo scritto, vuol dire che abbiamo scritto in maniera corretta il nostro algoritmo. Vediamo. Ok, va bene, non sono andato a capo. Mi pare che sia giusto, sì, è giusto, perché arriva fino, gli ultimi due sono questi qua, 4 e 4, dopodiché riparte. 2, 4, 4, 10, 12, 23, 32 sono ordinati. Ok, qui per vederlo meglio è meglio andare a capo. Mettiamo un backslash n, che no, mettiamo un così, semplicemente così va a capo di una riga. Ok, così lo vediamo meglio. Eccolo qua. È ordinato. Bene, adesso è banale fare il decrescente, eccetera, 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 no? Lo sappiamo già, ormai la strategia è sempre quella. Abbiamo fatto il crescente. Per fare il decrescente cosa facciamo? Semplicemente invertiamo la condizione. Quindi facciamo copia, incolla di tutto l'algoritmo. Lo chiamiamo decrescente. Scusate, cosa ho fatto? Ho preso quello con l'array di string, ho sbagliato. Ho preso l'algoritmo sbagliato. Ok, devo andare a prendere l'algoritmo che ho appena fatto, cioè bubble sort crescente, questo. Ho preso troppa roba. Ok, ero andato sotto a modificare quello sotto, ho sbagliato semplicemente quello. Ok, facciamo il bubble sort decrescente. Come si fa a fare decrescente? Semplicemente lo scambio avviene non quando ordinato i è maggiore di ordinato i più 1, ma quando è minore. E andiamo a provarlo, no, anziché provarlo facciamo così. Sì, vabbè, andiamo a provare anche questo, dai, così facciamo, tanto ci impieghiamo un secondo. Ok, ricopio questo e vado a provarlo. Bubble sort, stavolta decrescente. Quindi dovremo avere il vettore in ordine casuale, poi in ordine crescente, poi in ordine decrescente. Eccolo qua. Casuale, crescente e decrescente. Ok, già che ci siamo, facciamo il nostro bubble sort anche per le stringhe. Quindi ripeto il bubble sort crescente, faccio l'overloading, bubble sort crescente, e faccio un copia e incolla. Poi sarebbe bene mettergli magari qualche commento, questi. Comunque il bubble sort crescente, che adesso però coinvolge degli array di string, quindi sostituisco string come valore di ritorno, string come parametro, string come vettore ordinato, string ordinato, ok, new string naturalmente. E poi lui mi dice giustamente, qua rimane tutto uguale,
L'unica cosa che mi dice è questa, ma qui come fai? Non puoi confrontarli così, devo utilizzare il mio famoso string compare ignore case. Quindi ordinato i, l'elemento iesimo è una stringa, punto compare to ignore case, confrontala con ordinato d più 1 e verifica se questo è maggiore di 0. Ok, se è maggiore di 0 vuol dire che questa precede, se è maggiore di 0 vuol dire che questa alfabeticamente segue questa e quindi vanno scambiati per metterli in ordine alfabetico, cioè crescente si intende ordine alfabetico. Stessa cosa faccio poi il decrescente. Copio questo, me lo incollo e faccio il bubble sort decrescente, andando a modificare vediamo bubble sort crescente con le stringhe, bubble sort crescente con le stringhe, vedi stavo modificando però sbagliato ancora una volta. Ok, è questo qua che ho appena copiato, bubble sort decrescente. Compare to ignore case minore di 0. Ok, proviamolo tu, proviamoli tutti adesso. Andiamo nel main, diciamo proviamoli tutti, crescente e decrescente l'ho provato, faccio la stessa cosa ma con un array di stringhe. Molto semplicemente mi copio l'array di stringhe che avevo usato nell'esempio precedente, la metto qua, e per leggerla meglio, anziché il backslash t, metto il backslash n, così i nomi verranno messi uno sotto l'altro e dovrò avere questo ordine, poi in ordine alfabetico e poi in ordine alfabetico inverso. Vediamo. Allora, casuale, cioè quello che gli ho dato io, alfabetico, alfabetico inverso. Perfetto. Bene, quindi abbiamo visto anche il secondo dei due algoritmi che vogliamo vedere, il bubble sort. Che cosa dobbiamo sapere noi? Dobbiamo sapere che ci sono due algoritmi, insomma, ricordarci come funzionano, soprattutto perché successivamente, in un prossimo video, andremo a fare, magari non proprio nel prossimo vorrei vedere un'ulteriore applicazione di uno degli algoritmi di ordinamento nella libreria, e in quello successivo però andremo a vedere il confronto dei due algoritmi. Questo è interessante. Ok, per adesso sappiamo che nella nostra classe ordinatore abbiamo la possibilità di usare due algoritmi a piacere. Arrivederci.